Buongiorno, questa è Frenaus, voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno sabato 4 dicembre 2021. Anche questo sabato 4 dicembre celebriamo la memoria liturgica di San Giovanni Damasceno, un padre della Chiesa orientale, vissuto tra il VII e l'VIII secolo d.C., un grande padre che ci ha donato delle riflessioni molto importanti, soprattutto sulla Vergine Maria, ma nel nostro percorso di Avvento continuiamo a leggere il profeta Isaia, con la profezia del capitolo 30. E vi leggo queste parole che sono particolarmente significative. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dentro di te. Questa è la strada, percorretela. Casomai andiate a destra o a sinistra. Insomma, il tuo maestro ti correggerà, ma anche ti guiderà. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno e anche il pane prodotto dalla terra sarà abbondante e sostanzioso. E conclude: la luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte di più come la luce di 7 giorni. Insomma, ci sarà un'esperienza anche umana assolutamente intensiva, più potente, non ancora fatta. Ecco, sarai nella condizione qui di vedere che la tua piaga sarà curata, guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Quindi, da una parte ti condurrà anche con severità, dall'altra però ti concederà l'accesso alla sua persona e l'esperienza della sua salvezza. Il Salmo 146-147, un salmo laudativo, infatti invita alla lode, bello cantare inni al Signore nostro Dio, è dolce innalzare la lode, grande è il Signore nostro Dio, grande nella sua potenza. Il Vangelo, la finale del capitolo 9, l'inizio del capitolo 10, e quindi l'invio dei suoi apostoli è molto significativo, ma noi ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù percorre tutte le città, molti lo seguono, guarisce ogni sorta di malattia e di infermità, sente compassione per le folle. Non c'è scritto però che sente compassione perché erano afflitte da molti mali, ma perché erano pecore senza pastore. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chi sono gli operai? Già lo osservava San Gregorio Magno nel suo commento al Vangelo di Matteo. San Gregorio Magno muore nel 604 d.C., quindi qualche secoletto fa, che il mondo è pieno di sacerdoti, ma pochi sono gli operai. Chi sono gli operai? Quelli che pongono l'annuncio del Vangelo prima dei loro affari, prima delle loro esigenze, quindi si danno pensiero di annunciare il Vangelo e quindi sono ovviamente protratti, protesi verso l'opera che il Signore gli ha affidato. È un grande monito per non dimenticare mai il primo vero imperativo, ed è quello di annunciare il Vangelo.
annunciare il Vangelo nello stile di Gesù, nello stile del comando dell'amore praticato. E allora a seguire chiama a sé i discepoli e gli invia. Gesù fa sempre così, anche nei momenti di crisi come viviamo noi. Ci sono momenti nei quali è particolarmente importante che gli operai siano a disposizione del maestro, e per questo bisogna che divengano essenziali, che non si perdano in orpelli o in riconoscimenti cercati all'interno della società, ma lì dove sono operino nello spirito del risorto e possano nello spirito del risorto accompagnare i fedeli e semmai condividere con loro il Vangelo. È un grande programma di vita e nello stesso tempo è anche un grande desiderio del Signore. Senti compassione per loro. È veramente un passaggio molto molto significativo. Abbiamo finito anche questa prima settimana di Avvento. Io vi ricordo che alle 10 è in uscita il domenicale extra large per la presentazione della seconda domenica di Avvento. Io vi ringrazio per gli ascolti, per l'attenzione, per i commenti che giornalmente lasciate sul canale, ed è quindi anche un modo per manifestare così attenzione e simpatia verso questa rubrica. E per questo vi auguro una buona domenica e poi ci vediamo lunedì prossimo.